Salve a tutti ragazzi, siamo tornati sulla gara della Roma, per prendere la Revolution. Siamo alla partita contro il Genoa, andiamo in formazione titolare. Facciamo solo questo, gli allenamenti non mi interessano. Quindi, calcio d'inizio, Dybala è un po' stanco, amen. Quindi Oblak, Smolka, Van Dijk, Mancini, Diaz. Scusate, Bruno Fernandes, Pellegrini, Dembélé, Dybala e Lukaku. Contro il Toro, nell'ultimo episodio ce la siamo rischiata parecchio. Abbiamo vinto con un soffio e speriamo che oggi vada diversamente. Se siete curiosi di sapere come finirà, beh, rimanete con noi. Speriamo che finisca bene. Soprattutto per noi. Interessante. Un saluto anche a Lelia Dani, accanto a me per il commento tecnico. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che Luis Diaz, che sbaglia completamente il passaggio. Bravo Diaz, complimenti. Protegge palla col fisico. Ok, ma che dopo te devo stare dominando per questo 11 di partenza, lo vediamo. Occhio all'avanzata. Occasione interessante. Che parata questa! Uno male che c'è Oblak! Dalla porta, eh. C'è grande entusiasmo tra i tifosi per questo tiro dalla bandierina. Il primo del match per loro. Il pronostico pende chiaramente dalla parte degli avversari. Ma mai dire mai nel calcio. Portiere attento su questo calcio d'angolo. Va su il pallone nonostante la carica. Provano con il pressing. Pellegrini che perde palla così non si può guardare. Bravissimo Smalling. Ospiti che si affidano a questo 11 di partenza. Oblak a guardia della fallo porta. Partire Dembe. Smalling fa coppia con Van Dijk. È partito di bala. È partito di bala. È partito di bala. È arrivato subito. Ed ecco la di bala mask. Grande Paolo, ripartenza, tutt'um! Bene così ragazzi. Merita di essere rivista, continua. Micidiali direi. A tu per tu col portiere lo ha fulminato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante, forse, sarà per la prossima volta, dai. Hanno perso palla. Dijk, Smalling. Luis Diaz riceve sostegno. Occhio a Lukaku, che sarà inventato fuori gioco. Sapeva di essere oltre l'ultimo difensore, ha provato a rimettersi in gioco ma senza successo. Ma Dani, ma che sapeva? Brunetto Fernandes, Brunetto ha cestinato il pallone del possibile. Sprida la palla in Thailandia, Brunetto. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con due gol di vantaggio. Si portano nella metà campo avversari a caccia del varco giusto. Può segnare da lì. Grande risposta del portiere. Santo Oblak! Meno male che c'è il santo Oblak che ci salva. Stanno a fare tutta la partita da vita con noi, non ci si crede. Va direttamente in area. Non corre rischi, sceglie i pugni. Che grande intervento. La Pellegrini però se la devi recuperare, non devi manco darla così. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Una parata incredibile. E ancora santo Oblak. Ci pensa santo Oblak. La calcia in profondità. Vai Diaz, fai partire Paolo.
Paolo, però se te scontri così, manco vedi, fai qualcosa. Il Genoa attacca sfruttando le corsie. Tentativo di traversone. Mamma mia, super Oblak. Genoa che conquista il corner a caccia del gol del pari. Corner che non produce risultati. Corri, corri Bigram, fuori il gioco. Segnalato dall'assistente, azione che dunque si conclude. Ha atteso troppo per liberarsi della palla. Se l'avesse passata prima, potevano essere guai seri per la difesa, Pier. Vai Bigram, è partito Bigram. È partito Bigram. E stavolta non sbaglia. Bim! E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha infilato il portiere con una conclusione forte, precisa, imparabile da quella distanza. A volte le soluzioni più semplici sono le migliori. Madonna mia, Dani, perché devi parlare? Perché parli a Dani? Continua ad avanzare. Va via il proprio marcatore. Ha il pallone giusto per riaprire la sfida. Santo Oblak. Che istinto da pochi passi. Il riflesso di Oblak. E meno male che c'è Oblak. No, vabbè, Pellegrini, ma non sta in giornata oggi. Strootman. Pallone che finisce nettamente sopra la traversa. Van Dijk. Luis Diaz. Ha il supporto dei compagni. È partito Lukaku. Niente, fermato, proprio murato. Pellegrini ci sta proprio oggi in mezzo al campo. Inesistente, vero? Bravissimo Bruno. Sembra in condizione di continuare. Metà a mezzo. Lukaku la mette dentro. Niente, vai a premere di testa, niente. Risolve il problema. Entrata decisa. Vai Dembe! Mia! Buono intervento del difensore, palla in palo laterale. Forze fresche in campo per il Genoa. Bruno Fernandes. Si libera bene. Che guarda che pigno gli fa partire Bruno Fernandes! È il pignino di Bruno! Ci pensa Bruno, Brunetto, Bruno! 3-0, partita in cassaforte. Vediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Ragazzi, se facciamo il quarto, andare troppo facilmente in questa occasione. Se chiude qui la partita, come sempre. Fernandes, il portoghese si è coordinato e ha fatto secco il portiere con una conclusione imparabile. Bravissimo. Smalling. Si giocherà ancora per due minuti. Luis Diaz. Vai Bigram, prendila. Lukaku. No, però Bigram, ma no, così. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. Primi 45, ottimi, sono andati veramente bene i primi 45, top. C'era molta attesa per la sua prestazione, ma fino a questo momento non ha certamente confermato le aspettative. Direi di no, sta zitto, Dani. Allora, però... tolgo Pellegrini e mando in campo Sanchez. Dybala sta a morire. Dentro ci mettiamo Tammy Abraham. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Vai Dembe, fatela tutta Dembe, vai Dembe. Bucali sulla fascia Dembe, bucalo Dembe. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha passato la saracinesca, da qui non si passa. Sbagliato tasto per battere il corner, si è visto, ma tutto a posto, siamo sempre palla noi. Mancini. Mancio. Può liberarsi del pallone. In mezzo. Spezza l'azione e rinvia. Siamo capito niente. Vai Renatino, grande chiusura di Renatino. Bigram. Bigram!
E niente, azione che assuma pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Intervento falloso, dunque l'ha esteso rischio dell'arbitro. Brutto passaggio e pallone regalato. Torna la Serie A, sugli segnatevi questo appuntamento. Gara che si disputerà tra Genoa e Udinese. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Occasionissima, Pier. Ci ha messo l'arbitro, indica il dischetto. No, che tu stai a mentare. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta e fischiando solo il rigore. Spaccato le gambe. Secondo me sarebbe stata eccessiva. Un penalty perfetto. E quando la prendevo, mi sono tuffato, ma quando ci arrivavo là. Replay che ci mostra nuovamente la trasformazione. È successo niente, dai. La messa all'incrocio dei pali, fuori dalla portata del portiere, non poteva arrivarci anche se aveva intuito la traiettoria. E Dembe, 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 Dembe. L'azione non è ancora finita. Decisivo qui il portiere. Nell'uno contro uno ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelle, segna 1-0 per il portiere. E c'è la... Ma perché è un gol? È un gol di chi? De Smalling, ragazzi, Eurogol! Cioè, gli ha tirato sta suatta che il portiere sta ancora a cercare di capire dove, quando e perché. Pietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano. Che go, ragazzi! E dire che sul 4-1 sta partita si chiude qui, perché tanto è anche inutile. Si è conclusa con un 7-2 perché abbiamo segnato ancora, ma io così mi dispiace per il Genoa. Per noi va benissimo così. Allora, qui mettiamo la rosa 2 perché ce la dobbiamo vedere col Frosinone di Francesco. Relazione partita, e ce ne va a fare anche la conferenza stampa. Grazie per essere qui oggi, possiamo cominciare. Scusa, Roma FC ha vinto le ultime 6 partite disputate, crede che allungherete la serie contro la formazione Frosinone. La striscia andrà avanti. Dominato l'ultima partita, complimenti. Crede che i vostri rivali della squadra non siano preoccupati? Su cazzi loro se sono preoccupati. Abbiamo offerto una grande prova. Soprattutto i bisogni di punti, secondo la loro classifica. Vale lo stesso per voi? Che domanda è? Stampa si chiude qui. Grazie per aver partecipato. Ok, calcio d'inizio e andiamo. Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match, gara da giocare col cuore e con la testa. Quale delle due squadre avrà la meglio? Tra poco lo scopriremo. Cioè, segnabro a me sul tartacchini all'altra match squadra. Che si disputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto importante la tenuta del terreno. Amici sportivi, Pierluigi Pardo e Lele Dani vi salutano, vi danno il benvenuto. Il consiglio è sempre lo stesso. Vai Zaleski. I calcistici davvero più raffinati venuti oggi propone un match straordinario. E Roma Frosinone, oh, ma vi rendete conto delle cazzate che state a dire? Ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita, oh. Pure di notte me la son sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio?
sta avanzando. Entra coi tempi giusti sulla palla. Almeno ecco la posizione titolare con cui partono i padroni di casa. Tra i pali c'è Svilar. Sergio Ramos a comporre la linea difensiva con Bonucci. Dai Tammy! Mamma mia, che si è magnato Tammy! Non è stato molto fortunato qui. Tammy Abram! Poteva e doveva almeno inquadrare la porta. Abramo! Bravo, dai pure tu! Abramo Lincoln, Mr. President! Lo chiameremo Mr. President. Il faraone, Mr. President, Mr. President, Mr. President! Il vantaggio dei padroni di casa in questo derby. Ah, è vero, questo è un derby, Roma Frosinone. Primo derby, ragazzi. Vediamo il replay dell'azione di prima. Questo, un gol di forza, cercato, voluto. Aveva fatto il portiere dopo aver eluso l'intervento dei difensori. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Luca Marzitelli. Murabia. Lascia partire il tiro. Ci mette il corpo sul tiro. Fuori sto pallone, su! Attuale Sergio Ramos sul cross. Bravissimo. No, però un passaggio fatto bene. Mattia Sule. Bravissimo Renatino. Bene l'avversario, può ripartire. Zaleski. C'è spazio da... Mamma mia, Thiago Almada! Si è battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Almada incantata! Almada il mago! Ecco, Almada sarà il mago, ragazzi, il mago! Mr. President è il mago! E ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile! L'arbitro ha fatto segno di aver visto tutto, si gioca, c'è il vantaggio. Recuperano il pallone. Tentativo di pressing. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Mr. President! A Estella ha tirato. Tu per tu col portiere, palla fuori di tira da Estella, ha tirato. Ha di potenza. E la precisione? Ma sta zitto, Adani! Stai zitto, mira dall'angolo più lontano! Podolski. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Vai vecchio Podolski! Cross verso il paraone. Però non si è capito che ha fatto, invece la tira ha rimesso a mezzo. Vabbè. Pollirola. Ha spazio lungo la corsia. Riconquista la palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Bravissimo, fallo partire. Sbilanciate in avanti. Prova a sfruttare bene il campo. Parte il tiro. Che gli ha preso? Che gli ha preso? E ha salvato porta e risultato. Batte lungo. La mette fuori. Hai capito Sergio Ramos che numeretto? Palla per Renato Sanchez. Palla che si impegna. Le stelle, Renato. Podolski. Vai vecchio Podolski. Prova con questo pallone. Ti ha messo un po' catturati. Siamo
vicini al tramonto di questo primo tempo con il dominio fin qui della vicini al tramonto del primo tempo un pezzo da guarda sti due mamma mia fra tutte e due una bella ipoteca sulla vittoria finale soprattutto se continueranno a esprimersi su questi livelli oddio Dani sta zitto poco dietro mentre davanti stanno mettendo in difficoltà la difesa Faraone ha sbattuto serviva tutta quella potenza da riba sperida la palla in Egitto da Tutankhamon. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. Prima rete della partita per l'Inter. Si sblocca dunque il match. 1-0, sono 39 i minuti sul cronometro. Grazie. Nostra notizia che l'Inter vince. Se lo beve. Sono andati a un passo dal gol del meno 1. E qui è stato sfortunato. La palla non è passata troppo lontana dalla porta. Zalewski non è solo qui. Buona l'intuizione. Intervento del portiere. Niente. Che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Crossa nel mezzo. Portiere che il corpo da testa che gli hanno fatto. Fine del primo tempo. Arbitro che manda tutti negli spogliatori. 2-0 ci possiamo stare. Buona fin qui la sua prova, sicuramente fra i migliori in campo. E sempre nel vivo del gioco. I compagni lo cercano costantemente perché è bravo a sottrarsi dalla marcatura avversaria. E lo sottolinea anche il dato dei tiri in porta. E intanto ha fatto pure gol. Per il momento può andare bene, certo. 3-0 al primo tempo sarebbe stato meglio. Dovrei pensare a qualche cambio da fare, ma mi sa che per il momento, ragazzi, lascio così, quindi riprendiamo partita. Andiamo a giocarci il secondo tempo. Ripresa che ha dunque inizio. Si hanno messo il turbo? Si segna sugli altri campi, cambia il risultato del match dell'Inter, sentiamo. Seconda rete della partita per l'Inter. Il marcatore è il toro argentino. Burabia! E c'è il gol! Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. Vabbè, che tocca di raga, l'ho preso così, non ci avevo dal tempo manco di marcare, niente, ok. La rapidità nell'avventarsi su quel pallone per spedirlo in rete. Vai Faraone! Scusa per prima. Vai Faraone, vai Faraone, vai Faraone, vai Faraone! Tentativo sventato. Potrebbero incrementare il vantaggio sfruttando a dovere questo tiro dalla bandierina. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Sanchez! Ribatte qui il tiro. Si è capito che è successo? Tutto di dispegno, attenzione. Il Sharawi con il dribbling. La mette in mezzo Renatino. La risposta ma non è finita. Mamma mia stava male. Oh. Assistente richiama l'arbitro. Che ha fischiato? Non può aspettare di ricevere palla sui piedi. Deve muoversi di più per cercare di complicare la vita ai difensori. Ma manca la toccata la palla il presidente lì. Ma che stava a dire? Ma che dai. Cioè non è neanche partecipato all'azione. Avversari. Guadagna metri. Attacca la caccia del pari. E c'è il pareggio. Rimonta completata. E grande reazione. Vabbè ragazzi, so che di pareggio del Frosinone. Io che pensavo fosse una partita facile, invece. Nel senso della posizione. Ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Vai Faraone, vai Faraone, vai Faraone, vai Faraone, vai Faraone, mettila nel mezzo Faraone. Ma Zalewski una citofonata gli ha fatto. Brutta disattenzione, pericolosa. Vai Modoschi! Attenzione al tiro! E gli ha preso Durati, aveva Durati però, dai!
hanno cioè, non ho parato un video tuo, ma oggi stai a parare. Ci crede e continua a incitare la loro squadra. Buona coordinazione, ma non ha trovato la mira qui. Prova a mantenere la calma. Mi hanno detto Brunetto, va, vai Brunetto. Per la palla col fallita. Ah no, non è Brunetto, è Bernardo Silva. Vai Bernardo, pensaci tu, Bernardino. Poi ci pensa Bernardino. Capisce tutto e intercetta palla. Mamma mia che sbaglio e fai così! Il presidente! Chiami! Rivediamo l'azione del gol da un'altra prospettiva. Stavano insistendo parecchio. Era lecito attendersi che prima o poi la pressione desse i suoi frutti. Si libera bene qui. Sono sotto di uno, ma hanno questo calcio in angolo di dai Re Giorgio, pensaci tu Re Giorgio, mandano in campo forze fresche. Il calcio è la mia vita, come fanno l'imitazione dei Chiellini, gli autogol. La mette in area, hanno la possibilità della ripartenza. Il mago si libera la grande. Fa partire Bernardino Silva. Bernardino Silva! Bernardino Silva non sbaglia. 1-2, ecco un'altra rete. Vantaggio che adesso sembra incolmabile. Questo replay del gol. Una ripartenza perfetta. Non ha tremato di fronte al portiere, ha caricato la botta e l'ha messa in rete. Niente da fare per l'estremo difensore. Può scegliere chi servire. Occasione da sfruttare. Conclusione che ha fatto, c'è mancato un pezzo, ok, vai, no, è risultata leggermente alta. Sono in pieno foro agonistico, come sottolineato dai numeri, riescono ad arrivare al tiro con grande facilità. Il risultato sembra già in cassaforte, hanno concesso davvero poco agli avversari finora. Si segna sugli altri campi, cambia il risultato del match dell'Inter, sentiamo. Terzo gol per l'Inter, il gol del turco a Betri. Vai! Vabbè. E c'è la tripletta, hat-trick. E con questo sono tre, Pier. Tripla. Sottolineo. E vabbè, ormai direi ragazzi che va bene così. Anche perché cinque a due la partita. Se commento così, andiamo a farci l'intervista post partita e poi ci accingiamo a chiudere l'episodio. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Più giorni di sognare una tripletta come giù della prestazione di Abram. È un esempio. Può durare fino alla fine, non credo perché dovremmo iniziare a perdere. Ma non è che ci eravamo preparati, eravamo carichi al punto giusto, va bene così. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre. Ok ragazzi, vediamo un po' qui che c'è. Modifica programmata, reso conto, mensile, squadra primavera, modifica del programma di allenamento, chat giocatore, chi è che rompe? Il turnover è importante. Allora, Van Dijk, a me che stai giù di morale, il turnover lo devi fare, punto. Comunque andiamo a vedere la squadra primavera. Perché Silva fa un equilibrato? Diventa libero Silva. Ragazzi, stiamo costruendo un bel vivaio, secondo me, ad occhio. Ovviamente, ragazzi, man mano che i giovani del vivaio saranno pronti, andrò ad inserirli nella seconda squadra, nelle seconde linee, quindi gente come il Chiello, Bonucci, cercherò di venderli o di sfancularli, perché lasceremo spazio ai nostri giovani che potranno crescere giocando partite vere.
E niente ragazzi, su Bamba, preso ovviamente per il nome, il grande Bamba, direi che possiamo concludere l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Io vi ricordo che FC24 è un appuntamento fisso del canale, quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.